Se oggi siamo liberi devo andare da Yusuke. Ehi, lo sapevi che domani ci sarà un festival estivo a Odaiba? Un festival estivo? Come fanno le persone a mangiare cibo così pesante a con questo caldo? No, non capì. No, non capisci, è proprio perché fa caldo che mangiano tutta quella carne. Dai, su, andiamo a dare un'occhiata. Ti offro uno spiedino. Un festival estivo? Credi che lì vendano anche carne a 5? Che cacchio è la carne a 5? Scopriamo subito che cos'è la carne a 5. Se vi interessa, è questo tipo di carne. Sembra così dannatamente gustosa. Porca troia. Ora che sono a dieta, qualsiasi cosa mi fa venire fame. Oddio, mi sta salendo la salivazione per la fame. Madonna mia, che fame. Beh, prima devi pensare agli esami finali. Una volta finiti, ti godrai le vacanze estive. Concentrati. Dai, cazzo. Questo è un altro per la carne. Ora che ho visto quel pezzo di carne ho una fame. Sono contento che tutti i media parlano dei ladri fantasma. Già, dal caso di Kamoshida in poi hanno preso il volo. E la leggenda dei ladri fantasma ha avuto origine nella nostra scuola. Praticamente ne facciamo parte. E chi non approverebbe quello che stanno facendo? Akachi-kun? Puniscono gli adulti corrotti e malintenzionati. La polizia dovrebbe prendere appunti. Beh, Akachi-kun non la pensa così, mi dispiace. Oh, un'altra interrogazione, incredibile. Siamo quasi sotto esami, eppure tutti stanno facendo un gran caos. Eh beh, l'arresto di Kaneshiro è opera dei ladri fantasma, il misterioso gruppo che risveglia i cuori. Se non ricordo male, ci sono state voci simili anche per la questione di Kamoshida-kun. Aiutare i deboli e schiacciare i potenti. Una reinterpretazione moderna del ladro gentiluomo. Arsenio Lupin? Nel corso della storia, spesso la figura del ladro gentiluomo è apparsa in periodi di crisi. Ora, date un'occhiata a questa immagine. Star-kun. Questa immagine rappresenta gli ultimi istanti di Ishigawa Goemon. Oh, Goemon. Nel periodo Sengoku ha fatto qualcosa per cui è stato bollito a morte insieme alla famiglia. Sapete cosa ha fatto? Rissa, missionario, truffe e furti. Secondo me rubava ai ricchi per darlo ai poveri. Visto che si parla di ladri. Esatto. Ishikawa Goemon è il ladro più famoso del Giappone. È molto popolare, tanto da essere definito da alcuni un ladro gentiluomo. Comunque, il bagno in stile Goemon deriva da questo nome. Cioè, un bagno molto caldo, questo. Rubare ai ricchi e ai potenti per dare ai poveri. Le imprese di Goemon sono state documentate in molte forme, tra cui kabuki e romanzi. Non so cosa sono i kabuki. Wow, sul serio, è stato bravo, di Erujanega! Tuttavia, non è ancora chiaro se Goemon fosse davvero un ladro gentiluomo. La ribellione contro i Deyoshi, la cui campagna fallì, la propaganda del governo per infangarlo. Il ladro gentiluomo Goemon potrebbe essere una mera illusione creata per i motivi più vari. In realtà, molti eroi e ladri gentiluomini della storia sono simili a lui. Assicuriamoci che la gente non ci consideri una mera illusione, ma prima dovresti studiare per gli esami che inizieranno domani. Domani si studia. Oh no, ho paura. Oh, Maruki! Finalmente! Entra pure. Salve. Oh, la presidente del consiglio studentesco, Nijima-san, dico bene? Chiedo scusa per essermi presentata così all'improvviso. Oh, figurati, tutti possono passare quando lo desiderano. So che la parola seduta rende nervose alcune persone, ma non ce n'è davvero bisogno. Anzi, visto il tuo ruolo nel consiglio, preferirei che nessuno ti costringesse a venire. Beh, mi è stato consigliato di venire, ma alla fine è stata una mia decisione. Oh, bene, mi fa piacere sentirlo. Però la prego, non si preoccupi per la mia presenza, possiamo parlare davvero di qualunque cosa. Questo dovrei dirlo io. Ah, d'accordo, così sia. Da come parli sembri tu la consulente tra i due. Esatto. Io parlo di questo, io ti rispondo di questo. Voti eccellenti, una condotta esemplare. Wow, sei il perfetto ritratto della studentessa modello. Oh, niente affatto, direi l'opposto, sono un mezzo disastro e devo sempre appoggiarmi agli altri. Beh, me l'hai proprio fatta. A ogni modo, farsi aiutare non è affatto male, anzi è ottimo che tu abbia un sostegno. Già, soprattutto ultimamente, mi sento del tutto incapace di conseguire qualunque cosa con le mie sole forze. Ti è andato storto qualcosa?
Sì, ma nulla di grave. Ho solo capito fin troppo bene quanto sia errato assumersi più oneri del dovuto. Sembri davvero una persona con un maturo senso della responsabilità. Ma forse è per questo che molti, specie gli adulti che dovrebbero proteggerti, si affidano a te. Gli adulti che dovrebbero proteggermi. Se fossi stata abbastanza sveglia da accorgermene prima, forse le cose sarebbero andate diversamente. Tu credi? Ah, vivi da sola con tua sorella più grande, capisco. Non vorrei intromettermi, ma sembri averne passate tante. Demo. A me, sinceramente, sembra solo la normalità ormai. Ma la mancanza di tutori deve essere stata dura per mia sorella, e lo è tutt'oggi. E mentirei se dicessi che non è stata dura anche per me. Te li ricordi ancora? I tuoi genitori, intendo. Sì. Beh, forse mia madre non così tanto, ma mio padre senza ombra di dubbio. Anzi, ora che ci penso, forse è per questo che sono cresciuta così rigida. Oh, capisco. Ma adesso va tutto bene, hai un sostegno adeguato. Non è che abbia un team di collaboratori o cose simili, ma qualcuno su cui posso contare. Certo, non li ho mai considerati un rimpiazzo per mio padre o per mia sorella. Loro sono insostituibili. Ciò che ho perso non tornerà mai più. Io non devo fare altro che farmi coraggio e andare avanti. Mi piace il tuo spirito. Nessuno può essere rimpiazzato. Tuttavia, dobbiamo andare avanti e pensare al nostro futuro. Se dovessi aver bisogno di aiuto, sappi che io sarò qui, anche se le mie abilità sono limitate. Grazie, apprezzo molto le sue parole. Ah, di nulla, grazie a lei. Oh, sei pronto per gli esami, spero. Sai che tristezza se il leader dei ladri fantasma prendesse un brutto voto? Non succederà, tranquillo. Manca poco agli esami, lo studio sta andando bene. Ti posso dare un'infarinatura generale di quelli che ho fatto al secondo anno. Allora, cosa vuoi fare? Vuoi studiare insieme? Allora, ve lo consiglio di farlo questo perché Makoto potrebbe darvi una risposta a qualcosa che non abbiamo studiato con i professori. E io non lo faccio perché fortunatamente le cose le so, però fatelo voi. Allora, invece chi è che è libero? C'è Yusuke che potrebbe essere libero, c'è anche Takemi, immagino, anche se Takemi aspetterei che sia lei a chiederci di venire. Allora, proviamo a passare il tempo con Yusuke. Ah, Phoenix, questa stazione è sempre affollata, ottima per osservare la gente. A proposito, sei qui per un motivo specifico. Uno, per l'accordo, poi per uscire con te. Allora, prima mi devi duplicare una carta. Mi devi duplicare debilitazione. Quindi vuoi che duplichi debilitazione? Sì. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, come se fosse posseduto. Benissimo, è venuta, esatto, è venuta benissimo, prendi. Debilitazione, grazie Yusuke. Ora che ne abbiamo due, la insegniamo ad Alat e togliamo assorbi maledizione. Ecco qua, perfetto. Alat ora è perfetto sotto ogni punto di vista. È la persona di support definitiva. Già che ci siamo, allora a questo punto mettiamo discepolo sagace al posto di debilitazione. Così Izanagi no Okami potrebbe fare un bel po' di critico. E con verità letali avere un critico, cioè, vuol dire fare i danni, ma proprio buco di culo grosso così. Poi abbiamo un annulla nucleare e un rifletti nucleare. Non so se sia meglio rifletti o annulla. Annulla sicuramente è una buona opzione, sinceramente. Perché con rifletti c'è il problema che magari l'obiettivo assorba la riflessione e si curi. Mentre annullandolo blocchiamo tutto. E lo mettiamo al posto di fendenti letali. Ora, Yusuke dovrebbe imparare anche guarigione istantanea, signore delle armi e signore della magia. Discepolo sagace non mi ricordo se gliel'ho già insegnato. Ma nel caso glielo insegniamo, anche estenua resistenza. Dovremmo insegnarglielo. Riflette nucleare, glielo dobbiamo insegnare. Potenziamento, glielo dovremmo insegnare. E basta, per adesso. Abbiamo anche inferno, quasi quasi gli insegnerei anche quello, per sicurezza. Vorrei far notare che siamo al livello 35 e siamo già a 500 di vita. È tanto, è veramente tanto. E ora Yusuke, possiamo anche uscire. Ma devi avere molto tempo libero.
Sai, non credevo che il blocco sarebbe stato tanto duro. Dovrò prendere misure estreme. Se vuoi, ti aiuto. Ti prego, Phoenix, ho di nuovo bisogno del tuo aiuto. Puoi venire con me? Posso venire quante volte vuoi, credimi. Allora, cosa hai deciso? Passerai il tempo con Yusuke? In realtà è stato strano, perché è uscito un ma. È uscito un ma. Sento che presto il mio legame con Yusuke si rafforzerà, ma... Ma cosa? Vabbè, passiamo il tempo con lui. Ti devo un favore. A quanto pare ho sempre avuto la risposta che cercavo davanti agli occhi. Capirei presto anche tu. Seguimi. Ti seguo. Andiamo, Yusuke. Oh, la casa di Madarame. Questo posto non è cambiato per nulla. Nostalgia, Yusuke? Già, è la prima volta che torno qui dopo essermi trasferito. La verità è che, nonostante mi sforzi di rappresentare il vero significato del cuore, esso mi sfugge. Finché ho vissuto qui, non ho mai dovuto fare i conti con la crisi simile. Come sai, ho trascorso la maggior parte della mia giovane vita in questa casa. È per questo che siamo qui. Desidero ripensare me stesso tra le sue decrepite mura. Venendo qui, forse riuscirò a ridare linfa alla passione che un tempo avevo per l'arte. La passione di una mente curiosa in cerca della pura bellezza, prima di scoprire le ambizioni di Madarame, quando ancora volevi dipingere Anna. Non si apre. No, l'avevo lasciata aperta. Cosa? La porta si è bloccata. Beh, in effetti era una porta molto vecchia. Era arrugginita già ai miei tempi, adesso sembra aver smesso definitivamente di funzionare. Dovremmo ripararla. È una bella idea, ma purtroppo non sono io il proprietario. Non posso chiamare il fabbro. Vorrei poterla riparare io stesso, ma il meccanismo è complesso e non ho mano sufficientemente ferma per aggiustarlo. Penso di poter essere in grado di riparare grazie alla mia perizia. Phoenix, sei capace di ripararla? Non cessi mai di stupirmi. Non è un problema, tranquillo. Ma non potresti vivere qui, Yusuke? Cioè, capisco che è una casa piena di brutti ricordi e vecchia. Però almeno saresti da solo e senza problematiche. Entriamo dunque. Potresti vivere qui, di nascosto, anche se scoprendolo potrebbe essere un casino. La polizia ha sequestrato tutto. Ah, ecco, anche perché non c'è nulla. È curioso, ho vissuto qui fino a poco tempo fa, eppure sembra un lontanissimo passato. Mi tornano in mente dei ricordi, quando ero indisciplinato venivo fatto sedere in quest'angolo. Ah, e qui c'era una libreria piena zeppa di volumi di ogni genere, libri d'arte per lo più, ma nascosto qua e là c'era anche qualche manga. Nel mio dipingere sfrenato a volte facevo una pausa e leggevo di nascosto. Qui era anche dove ci riunivamo per mangiare ai tempi in cui l'atelier aveva ancora tanti allievi. Sensei amava praticamente i cibi salati, quindi... Sensei, ma che sto dicendo? Perché ne parlo ancora come un mentore, per quanto ancora gli lascerò controllare la mia vita? Stai bene, Yusuke? Sì, scusami. Sai, io dipingevo proprio in questa stanza, e lo facevo per il puro piacere di dipingere. Indipendentemente dal soggetto, le mie mani si muovevano di loro iniziativa per cogliere l'essenza. Allora però delle cose vedevo solo la bellezza in superficie. Ero cieco alle brutture sottostanti. Poi ho appreso la verità su Madarame, e da allora tutto è cambiato. Mi sforzavo di combattere la bruttura, che adesso vedo, e di mostrare comunque il mio talento. Per avere conferma delle mie capacità artistiche ero disposto a fare qualsiasi cosa. E in quella mia disperata ricerca di significato sono caduto nell'abisso. Alla fine ho iniziato a emulare proprio ciò che tanto disprezzavo di Madarame. Sai, la sera in cui sono rimasto da te alle Blanche, il capo mi ha detto una cosa molto interessante. Mi ha detto che secondo lui Madarame non mi aveva accolto solo per la mia bravura. Ora che ci penso, in effetti, allora sarebbe stato impossibile stabilire se avessi talento o meno. Un po' di cuore forse ce l'aveva. Phoenix, secondo te, perché Madarame decise di accogliermi? Non saprei dirti. Mi sembra giusto. Forse soltanto Madarame conosce la risposta. O forse non la conosce neanche lui. Chissà. Anche dopo aver scoperto la sua vera natura, una parte di me crede ancora nel mio ex mentore.
Semplicemente non riesco a venire ai patti con duplicità così aspre. Quest'umile casa e quel ripugnante palazzo, il maestro gentile e l'artista perfido e ingannevole. Ma se non riesco a comprendere neanche il mio cuore, come posso sperare di trovare la bellezza? Ehi! C'è qualcuno? Sto entrando! Che sia la polizia! Ah, mi chiedevo chi potesse essere entrato. Lei è quel signore di cui con cui ho parlato alla mostra. Proprio così. Ti ringrazio per avermi chiesto un'opinione allora. Ma soprattutto, che ci fai qui? Tornando a casa dal lavoro ho notato la porta aperta. Sei ancora alle prese con il tuo blocco? Come fa a saperlo? Oh, ma io so molto di te, Yusuke-kun. Ti sei fatto un nome ispirando le tue opere alla meravigliosa Sayuri, ma il dipinto esposto alla mostra era molto diverso. Hai iniziato a sperimentare nuovi stili. Posso darti qualche consiglio se ti va? Materiali, temi, eccetera. In questo momento hai l'aria di chi potrebbe aver bisogno di aiuto. Hai realizzato la maggior parte dei tuoi dipinti quando vivevi in questa residenza, giusto? Probabilmente ad averti messo in crisi è il fatto di non avere più un mecenate. Ecco, prendi il mio biglietto da visita. Investire sui giovani artisti promettenti come te, Yusuke-kun, è il mio lavoro. Tieni, prendi. Akio Kawanabe, direttore Fondazione Giapponese per il Sostegno degli Artisti. Ma perché si rivolge a me? Mi ha criticato così aspramente alla mostra. Perché credo che tu abbia talento. La mia fondazione può offrirti un ambiente in cui concentrarti sullo sviluppo delle tue capacità. Se la mia proposta ti interessa, possiamo riparlarne in seguito. Oggi ho alcuni affari da sbrigare, ma spero di risentirti quanto prima. Grazie. La Fondazione Giapponese per il Sostegno Artisti. Finalmente è giunta la mia occasione. E tutto questo è successo grazie a te, perché hai aperto questa porta. Si direbbe che la fortuna ti sia alleata. Ti sono grato, leader. Sì, la fortuna è mia alleata e mi è costata 100.000 yen, porca troia. Arisen rigenerativo. Dai, Yusuke. Adesso devo andare. Vorrei riflettere bene sulla questione. Ci vediamo. Buona serata, Yusuke. Eccoci a casa. Perdonami, Phoenix. Oggi ho perso il controllo. Le emozioni che ho provato in quella casa le porto con me ancora oggi. Penso che sia un'ottima cosa che io sia stato capace di capirlo. Comunque, quel signore Kawanabe, ecco, è difficile questo nome, giusto? Che impressione ti ha fatto? Ha sicuramente una certa degnità. Non immaginavo che fosse il direttore del sostegno delle arti, ma aveva un portamento notevole. Ha individuato subito le mie lacune. Non è una persona comune, questo è sicuro. Sono senza casa e senza mecenate. Non potrei ricevere un'offerta migliore. Oltretutto, concentrandomi sul disegno, potrei trovare un modo per superare questo blocco. In ogni caso, è una cosa seria. Potrei tornare da te a chiedere consiglio. Certo. Sarò qui ad aspettarti, Yusuke, amico mio. Oh, Kaetaka. Si è fatto abbastanza tardi. Devo tornare a casa. Non vedo l'ora di non doverti più sorvegliare per poter vivere una vita tranquilla. Sono così un peso su giro per te io. Vediamo cosa vuole Chihaya. Lascia che metta alla prova le tue abilità. Ho un cliente perfetto per il test. E dai, non sei curioso? Mi serve solo un pochino del tuo tempo. Sento di potermi avvicinare con la pietra della fortuna. E allora andiamo. Hai fatto una promessa a Chihaya, cerca di accettare i suoi inviti. Devo accettare i suoi inviti, dannazione a lei io. Devo arrivare a quel maledetto rango 8, vedi tu. Oh, ok, grazie, ti aspetto alla bancarella. Bancarella, neanche hai un negozio, hai una bancarella, renditi conto. Buonasera, è la prima volta che vieni al mio banchetto, vero? Sì, mi è stata raccomandata da un collega, ha detto che mi avrebbe aiutato, è vero? Certo, il fato è assoluto. Non è più sicura però, ecco, vede, sono fidanzato e devo sposarmi. In primavera farò il grande passo con un'amica che conosco dai tempi dell'asilo. Oh, una storia d'amore. Ma è fantastico, congratulazioni. Allora, qual è il problema? Forse la data della cerimonia o forse la destinazione della luna di miele? No, nulla di simile. Il problema è che non credo di potermi sposare. Il preside di uno dei nostri più importanti partner commerciali mi ha offerto la mano della figlia. Ah,
Ecco cosa vuol dire subire il peso degli obblighi sociali. Crede che farei male a rifiutare l'offerta del presidente. Beh, se il preside ti ha offerto la mano della figlia, sicuramente sei una persona in gamba. O forse è una famiglia ricca. Rilassati, le potenze celestiali ci daranno una risposta. Forza, carte, ditemi tutto. Tacchete. Sì, ho visto ogni cosa. Purtroppo, se rifiuterai finirai in rovina. No, quindi la rottura del fidanzamento è l'unica opzione. Star Sun, potrebbe essere un buon momento per sfoggiare i tuoi poteri. Quest'uomo è bloccato dai ceppi dell'obblighi sociali. Come dovrebbe procedere? Segui il cuore, amico. Vai. Oh, è un ottimo consiglio, ma credo che chiunque avrebbe potuto darlo. È vero, chiunque avrebbe potuto darlo, ma tu non l'hai fatto. Per inciso, cosa gli diresti per spingerlo verso l'amica d'infanzia? Qualcuno potrebbe portartela via. Ladri, non è una bambina. Aspetta, pensi davvero che qualcuno potrebbe dichiararsi? Immagino che gli uomini farebbero la fila per una ragazza simile. Beh, non lo permetterò mai. Sono il solo che può renderla felice. Sono stato stupido a esitare, anche se solo per un istante. La sposerò. Grazie infinite. È successo ancora. Cavolo, sei bravo. E così hai di nuovo cambiato il fato. A quanto pare un futuro radioso lo aspetta. Ho dubitato dei tuoi poteri, ma è la terza volta che accade. Devo accettare che il fato può essere cambiato. Me l'hai dimostrato. Per ringraziarti di avermi mostrato la verità, d'ora in avanti farò per te delle predizioni speciali. Sì, ma non quella che mi serve, dannazione a te. Santo cielo. La lettura del denaro non è un problema. Cazzo. Sai, non ho mai pensato che si potesse cambiare il destino. Sei per caso un sensitivo? No, mi dispiace. Capisco, mi sarebbe piaciuto incontrarne uno. Per adesso quel desiderio mi ricorda solo che non posso cambiare il mio fato. Sarò per sempre un mostro. Mostro? Caspita, è tardi. Devo iniziare a smontare tutto. Alla prossima. Ci vediamo. Un mostro, eh? Chissà di cosa parlava. Non è importante, perché oggi è il giorno degli esami. Cavolo. Ehi là! L'ho appena saputo, ma a quanto pare ci sarà un festival estivo. Ho sentito che ci saranno cose tipo kebab, bistecche, roba forte. Amico, sono gasatissimo. E lo studio? Lo scoprirò. Sul sito c'erano anche delle cose in inglese. Che risposta è io e Ryuji? Cavoli, ora ho fame, diamoci una mossa. Che cazzo di risposta è? Vabbè, prepariamoci. Gli esami sono vicini. Tutte le notizie su Kaneshiro mi hanno distratto dallo studio. Solo quello? E quindi, se fosse una studentessa modello, perché dovrebbe ricevere un trattamento speciale? Sono i risultati che contano, sai? Ho sentito dire che i ladri fantasma potrebbero essere studenti della nostra scuola. Oh, cazzo, ci hanno scoperto. Non può essere, ma sarebbe molto divertente. E invece, guarda un po'. Oggi è il primo giorno degli esami finali. Iniziate! Se l'angolo C è di 28 gradi e A e D sono di 88 gradi, qual è l'angolo di B ed E? 64 gradi. Mi sembra giusta. Perfetto. Vediamo, un saggio. Sembra tosto, ma facciamo un bel respiro e riflettiamoci. Spiega l'origine del Baozi. I Baozi con questo caldo. No, lascia stare. L'ho sentita a lezione. Sono stati creati da un tizio famoso del romanzo dei tre regni, giusto? Zue Ling. Sì, lo stratega di Shu. Credo che la storia parlasse di un fiume esondato in un luogo visitato da Zue Ling e facevano offerte al fiume per placarlo. Erano le teste di barbari. Esatto, una storia pazzesca. Ed è così che gli venne l'illuminazione per il Baozi, giusto? Questo maestro della strategia inventò i Baozi per offrirli al posto delle teste. Sì, credo sia corretto. I Baozi nacquero come offerta per lo spirito del fiume al posto delle teste mozzate. Hai finito in tempo. Benissimo, sono stato bravo. Tempo scaduto, arrendetevi. Cosa sei, un ladro? Adesso ci spara i gessetti in fronte. Aia. Altro giorno, via. Oggi è il secondo giorno degli esami finali, potete cominciare.
Scrivi il nome e il genere di questo organismo. È il granchio. È il granchio gigante questo. Credo che tu abbia ragione. Cos'è successo quando il governo ha emesso banconote e monete in Giappone per la prima volta? Ah, questo era una domanda di Ushimaru. Il caos dell'economia. Credo che tu abbia ragione. Parabaram, param, pam, 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 pam. Altro giorno di esami, via. Pam, pam, pam. Oggi è il terzo giorno degli esami finali. Siete pronti? Cominciate. Qual è il termine equivalente dell'espressione norvegese piovono streghe? Pioggia catinelle. Credo che tu abbia ragione. Quale tra i seguenti è un altro nome del tradizionale noodles somen che si mangiano al Tanabata? Budella di demone, facile. Credo che tu abbia ragione. Oh. E con questo abbiamo finito anche questo altro giro di esami, finalmente. Sono contento. E oggi piove, fantastico. E ora c'è il sole con l'arcobaleno. È l'ultimo giorno di esami, eh? Beh, non dovresti avere problemi. È stato così facile che potresti metterti a sbadigliare. Cosa che ho fatto. Hai fatto tutto alla perfezione. Non vedo l'ora di vedere il tuo punteggio. Punteggio, non ponteggio. Punteggio è un'altra cosa. Oh. E vai, esami completati. I miei mi uccideranno. C'era troppa roba nell'esame e non ho avuto il tempo di studiare tutto. Perché fai schifo. Forse ce l'avrei fatta se avessi avuto una settimana in più. Una settimana in più, Gli unici che ricevono un trattamento simile sono gli studenti modello. Oh, tipo Yoshizawa-san? Ho sentito che la scuola le ha spostate le date degli esami. Bello avere certi vantaggi. E intanto mentre loro continuano a parlare, Maruki... Ciao. Ehi là, Star-kun, complimenti per essere sopravvissuto agli esami finali. Oggi era l'ultimo giorno, giusto? Ecco, hai per caso un po' di tempo libero adesso? C'è una cosa di cui vorrei discutere. Ci vorrà un minuto, promesso. Certo, dimmi pure. Grazie, so che sarai esausto, perciò farò in fretta. Parliamo, Maruki, è da un bel po' che non parliamo. È venuto un gran caldo, ora che la stagione delle piogge è passata. Oh, questo vuol dire che non posso più comprare l'iperproteico. Dannazione. La mia bolletta elettrica schizzerà alle stelle questo mese. Ad ogni modo, come ti dicevo, c'è una cosa di cui gradirei sentire la tua opinione. Hai bisogno di aiuto, Maruki? Beh, suppongo si possa dire così. C'è una cosa che mi turba ultimamente e mi piacerebbe sentire cosa ne pensi. Sentiamo. Ok, ecco. È una cosa ipotetica, intendiamoci, ma immagina che ci sia qualcuno verso cui nutri grandi aspettative e che quel qualcuno si stia dannando l'anima per soddisfare tali aspettative. Ora, questa persona riceve un sacco di trattamenti speciali dalla gente per poter rendere al massimo. Ebbene, cosa credi che farebbe quella gente se le sue aspettative non venissero soddisfatte? Rimarrebbero delusi. Già, è quello che penso anch'io. Quando lavori come consulente, pensi sempre, devo aiutare questa persona, così non la si spezzerà il cuore, ma si fa presto a dirlo. Questo è un mondo spietato. Non importa quanto uno possa essere positivo o zelante, basta una minima influenza da parte di coetanei per ingarbugliare la mente. Stiamo parlando per caso di Yoshizawa? Ogni volta che mi capita una situazione simile, vedo tutti i limiti della terapia professionale. La realtà purtroppo non è giusta. È ingiusta. Capisco. Affronti la realtà da una prospettiva razionale. No, probabilmente riesci a cogliere l'iniquità della realtà, eppure sei disposto ad affrontarla. Forse è la ragione per cui adesso ti trovi in questa scuola. Scusami, non intendevo abbandonarmi alla mia parte analitica. Intendevo dire che, se davvero si vuole aiutare chi è in difficoltà, urge una soluzione drastica. Del tipo? Non mi viene in mente nulla dal momento. È solo un'idea, ma se permettessimo ai ladri fantasma di risvegliarci il cuore? Cosa? Di alterare le nostre emozioni per non lasciarci sopraffare da questa realtà iniqua. Sarebbe una svolta, ma sarebbe un risveglio del cuore. Giusta osservazione, hai ragione. Scusa, stavo solo pensando ad alta voce.
Pare che io abbia perso la cognizione del tempo. Dovrei rimettermi al lavoro. Beh, la nostra discussione è stata davvero illuminante. Ti ringrazio. E goditi le vacanze. Anche tu. Lavora sodo, eh? Finalmente gli esami sono finiti. Sono esausta. Adesso posso ricominciare a dormire in santa pace. Ah, se ci sei stato sveglio la notte devi aver studiato davvero molto. No, ho giocato ai videogiochi. Battere la fiacca è troppo divertente. Vero, non ho fatto altro che pulire la mia stanza invece di studiare. Forse ora è fin troppo pulita. Voi due siete un esempio perfetto di fuga dalla realtà. Allora, io sono sincero, nonostante, almeno che in realtà non sia ancora specificato, ma tecnicamente Yusuke è della nostra età, l'unica grande è Makoto. Ma in questa prospettiva sembra che Makoto e Yusuke siano gli adulti della situazione e noi tre i ragazzini del cazzo. Posso solo immaginare quale sarà il risultato finale. Vabbè, ormai è andata, chi se ne frega adesso? È più importante l'enorme popolarità dei ladri fantasma, non è fantastico? Sembra proprio che sia giunto il nostro momento. Ho sentito dei passanti discutere animatamente del nostro prossimo bersaglio, dobbiamo scegliere bene. Non c'è alcuna fretta, dovremmo prenderci un po' di tempo e rifletterci su. Aspetta, adesso la cosa più importante è la nostra festa. Spero che, che non l'abbiate dimenticata, è il festival dei fuochi d'artificio al 18. Ci vediamo direttamente a Shibuya, va bene? Facciamo alle 17? Certo che su queste cose sei informatissimo. E c'ha ragione però Morgana. E ora il meteo. Sono previsti rovesci temporaleschi per tutta la prossima settimana. Vi raccomandiamo di fare attenzione poiché il meteo potrebbe subire improvvisi cambiamenti. Oggi il tempo è volato, eh? Ma visto che non posso uscire di concreto, Morgana, posso almeno allenarmi? Capisco che ti vuoi sfogare dopo aver finito gli esami, ma non sei stanco, vai a dormire, dai! Vabbè, comanda lui tanto, abbiamo capito. Comunque è un bene che gli esami siano finiti, andiamo a letto. Non è che ho altra scelta, quindi andiamo a dormire. Miau, dormo. Chi è? Scusa per chiamarti così tardi, volevo chiederti del festival estivo. Ricordi quello che di cui ti ho parlato? Fammi dormire. Ah, sì, giusto. Ecco, lo sapevo, dannazione, dai, ti sei scordato dei kebab. Cavolo, chi può dimenticarsi del kebab? Me ne ero completamente dimenticato, ma il festival è domani. Ci vuoi andare allora? Va bene, andiamoci. E vai, sapevo che non mi avresti deluso. Invitiamo pure Yusuke, a lui va sempre un buono spuntino, se offre qualcun altro. Mi sono appena ricordato che domani potrebbe piovere però. E vabbè, non può mica piovere in una giornata così, a domani. Ah, speriamo che non piova Ryuji. Come farà a sapere se pioverà o meno? Guarda il meteo, Morgana. Accidenti, emozionarsi così per un semplice festival, pieno di cibo, di ogni genere. Beh, immagino ti meriti un po' di divertimento, ma vedi di non attirare l'attenzione, ok? Va bene, non è che vado in giro con un cartello alla Ryuji, sono un ladro fantasma, sono un ladro fantasma. Beh, dormiamo un po'. Oh, non mancare la sveglia, ok? Salterò la colazione per questa occasione. Vabbè, ti darò un pezzettino di kebab svilacciato così te. Miau, 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 grazie. Minchia, il sole supremo oggi. Ehi là! Che c'è? Perché mi guardi in quel modo? Ryuji, ho un favore da chiederti. Per un favore? Certamente, ti servono soldi per il pranzo o... Non stavolta. È da qualche tempo che rimugino su una nuova tattica di combattimento e gradirei che mi dessi una mano per metterla in pratica. Oh, un nuovo attacco. Oh, una nuova mossa. Sembra una vera bomba. Ok, ci sto. Beh, un'idea appena bozzata, ma... Ed ecco il piano. Che ne pensi? Beh, però non è qualcosa di più che un'idea accennata. Non merito certi complimenti. Tutto quel che vorrei è graziare i triviali campi di battaglia con un tocco di bellezza, per dire così. Fico! Ok, ora dobbiamo solo vedere come la stella reagisce alla tua idea, giusto? Dobbiamo consultarci con Yose appena possibile. A ogni modo, parlare di questa idea mi ha stimolato l'appetito. Ah beh, certo. Pensavo la stessa cosa. Andiamo a mangiare, allora. Oh mio Dio, cibo! Fa troppo caldo.
È come girovagare in un'enorme sauna. Di chi è stata la brillante idea di venire qui? Tua. Esatto. E guardate che folla, ci sono un sacco di facce sorridenti. Detto questo, chiediamo subito a qualche visitatore qui intorno se si sta divertendo. Una troupe televisiva? Non possiamo finire in TV. Meglio prendere i nostri kebab e levare le tende. Buono il kebab. Ah, intervistiamo quei tre giovani protagonisti. Ehi, ce l'ha con noi, scappiamo. Ma che? Cosa facciamo, Phoenix? Calmiamoci, va tutto bene. Giusto, sembreremo ancora più sospetti precipitando nel panico. Siamo fregati. Oh, dannazione. Ok, mi renderò ridicolo facendo un po' di commenti imbarazzanti, così non potranno utilizzarlo il filmato. Salve, giornata torrida, eh? Oh, certo che sì! E fa così caldo a luglio, riesce a immaginarsi il tempo assurdo che ci sarà a dicembre. Comunque, se siete qui al festival significa che siete grandi amanti della carne, giusto? Oh, più che altro dire che amiamo la frutta. Oh, e i dolci! I dolci sono la fine del mondo! Andiamo via, sto qua è coglione. Beh, grazie mille per la disponibilità. Ma c'è il tizio che viene a bere il caffè Leblanc. Ce la siamo vista brutta. È stato l'apice dell'imbarazzo, ma sei certo che non lo trasmetteranno? Sicuramente avrà pensato che fosse una registrazione disastrosa. Dovremmo cavarcela. Cosa ben più importante, è ora di addentare un bel po' di carne. Che tra l'altro sto guardando un po' i prezzi, quindi 700 yen per una granita. Vediamo subito. Allora, 700 yen sono 5,52 euro. Un po' eccessivo, eh? Quindi 1400 yen, 5,52 euro per 2 saranno 11 euro all'incirca. 11,04 euro. Quindi granita e birra vengono 5 euro. Spiedino incredibile, wurstel e penso, non lo so, una coscia di pollo, un pollo intero, vengono 11 euro e 4 centesimi da noi. Un po' tanto, però vabbè, per i festival ci sta. Oh già, il mio kebab! Le file per i chioschi erano persino più assurde della calura. Giro pagare con questa arsura mi ha messo a dura prova. E poi sei l'unico che veste, va bene jeans perché ce l'abbiamo anche noi, ma vesti con una maglia a maniche lunghe a luglio, Yusuke. Come cazzo fai a non essere zuppo di sudore? Cioè, la pezzata qui, maronna, puzzo d'artista. E quasi tutto il cibo migliore è già esaurito, eh beh. Non ho nemmeno fatto colazione stamattina. Inizia a girarmi la testa. E tuttavia l'occasione sembra conferire alle pietanze un sapore ancora più delizioso. Che mistero. Beh, tu hai uno spiedino di carne e verdure. Io ho una granita per rinfrescarmi. Yusuke ha detto che voleva il kebab, ma credo che si sia preso dei noodles con la carne. Non avevo voglia di kebab, perché siamo assieme, amici miei. Molto poetico, Coso. Coso. Ehi, visto che siamo arrivati fin qui, potremmo andare a dare un'occhiata a quell'altra cosa. Quale cosa? Ho sentito che stanno costruendo un mega stadio o roba simile qui vicino. O forse mi confondo. Non sai di cosa parli, vero? Uno stadio? Beh, siffatti edifici hanno spesso un'architettura affascinante che non mi dispiacerebbe osservare. Ah sì? Allora andiamoci, dai! Pur di fare un giro lontano da questo posto, Ryuji. Bene, siamo dei vecchi che guardano un cantiere. Quindi, tutto qui. Annamana Play ha iniziato. Sembra che siamo un pubblico prematuro. Siamo degli anziani venuti a vedere gli scavi, veramente, Ryuji. Immagino che sia quel che si dice mettere i buoi davanti al carro. Il contrario, Ryuji. Ecco appunto. Mettere il carro davanti ai buoi. Beh, non c'è nulla da fare qui. Andiamo a mangiare un boccone da qualche parte. Perdonatemi, io penso che andrò a procurarmi dell'attrezzatura. Devo lavorare a un compito estivo. Inoltre, il festival ha prosciugato i miei averi. Potrei ordinare solo dell'acqua e un asciugamano caldo. Madonna mia, caldo. Ah, in tal caso, probabilmente ci conviene chiudere qui per oggi. È stata una giornata proficua, Ryuji. Ah? Ehi, ma quella non è Yoshizawa? Non ti sembra che si comporti in modo strano? Aveva parlato di una gara importante, se ben ricordo. Voi non tornate a casa? Andate avanti senza di me, devo fare una cosa.
Beh, ci becchiamo allora. Devo. Sì, ci si vede. Non l'hanno visto Yoshizawa? A parte che veramente sembrava i Power Ranger. Rosso, nero, blu e giallo. Star Senpai! Che bella sorpresa. Sei venuta anche tu a vedere lo stadio? Anch'io, avevo bisogno di farmi un discorsetto di incoraggiamento. Qualcosa non va? Certe volte, quando gli eventi mi buttano giù, vengo qui. Anche se questo non risponde davvero alla tua domanda, So che questo potrebbe scombussolarti i piani, ma ti andrebbe di pranzare con me? Volentieri, guarda. Pur di stare con te, va bene. Forse è meglio accompagnarla. Oh, poveri. Kasumi, caruccia, anche lei. Piccolina, lei. Minchia, quanto hai mangiato? Ah, era delizioso. Certo che ne hai di spazio in quel piccolo corpicino. Mi sento sempre così dopo una gara. Onestamente, mi piacerebbe continuare, ma rischierei di compromettere le mie prestazioni. Vabbè, allora la gara è finita. Com'è andata? Visto gli occhi gonfi, credo sia una domanda un po'... In breve, è stato un disastro. Mi sentivo come se fossi ritornata all'interno del naturale flusso delle cose grazie a te, Star Senpai. Ma quando il momento della verità è arrivato, il mio corpo non riusciva a muoversi come avrei voluto. Deve essere dura. Sì, è come se avessi sbattuto contro un muro. Mi è successa una cosa simile alle medie, ma allora avevo accanto qualcuno che mi sosteneva. Davvero? Chi era? Ho una sorella minore. Ci eravamo ripromesse di vincere la competizione internazionale di ginnastica assieme. Ma questa primavera lei è morta in un incidente. Oh no. Le avevo promesso che avremmo ottenuto l'oro in tutto il mondo con le nostre esibizioni. Ma adesso non riesco a smettere di preoccuparmi per la mia mancanza di progressi. Sto investendo davvero tutta me stessa negli allenamenti, ma mi chiedo se sia abbastanza. Beh, non è ancora finita. Puoi farcela. Star Senpai, hai ragione, è solo l'inizio. Continui a venirmi in soccorso, Ok, basta rimuginarci sopra. C'è ancora un'altra gara quest'anno. Ripartirò da zero, allenandomi più duramente che mai. Brava Yoshizawa. Grazie mille per avermi ascoltato fino alla fine. Ora mi sento rinfrescata nella mente, nello spirito e nel cuore. Ma non nello stomaco. Beh, almeno nella mente e nello spirito. Il cuore non c'entrava con lo stomaco, però. Il modo migliore per scacciare la fame è un po' di sana attività. Vado fino a casa di corsa. Ciao. Dopo tutto quello che hai mangiato. Occhio a non vomitare. Così. Chi credi che attaccheranno la prossima volta? Danno la caccia solo ai cattivi, giusto? Non abbiamo nulla di cui preoccuparci. A quanto pare, se pubblichi una richiesta sul loro forum, fanno ciò che chiedi. Beh, non proprio. Se si occupano dei cattivi, io sono dalla loro parte, forza! A cosa serve la polizia a questo punto? Bella domanda. Servirà per arrestarci. Anche se... Kaeta-ka. Ciao, Sojiro. Oh, Mishima! Come è potuto Star Senpai? Che succede? Se volevate andare al festival estivo, perché non mi avete invitato? Come fa Mishima a saperlo? L'hanno appena fatto vedere in TV. Una roba sul fatto che a dicembre fa caldo riguardo i dolci che sono la fine del mondo. C'è anche un pezzo in cui Sakamoto dice che è davvero fuori di testa. Missione fallita. Missione? Di che stai parlando? Voglio solo dire, la prossima volta che andate a divertirvi, io potrei venire anch'io. Sono il manager dell'Adri Fantasma, sai? Stai scherzando? Spero che Lady Anne e gli altri non l'abbiano scoperto. Oddio, speriamo che nessuno ora ci picchi. Foto celebrativa del festival. Oh, no, no, aspetta. Ecco la nostra foto commemorativa del festival estivo. O almeno quella era l'idea. Miau! La granita! È senz'altro evocativa. Vabbè, sono cose che capitano. È comprensibile, visto il caldo. Probabilmente ti sudavano le mani e ti è mancata la presa. Miau! La prossima volta vediamo di andare in un posto dove si possa veramente mangiare. Concordo, personalmente preferirei un luogo al chiuso. Possibilmente con dei posti a sedere spaziosi e dell'acqua gratis. Così finiremo nuovamente al dinner. Perché no? È un luogo tranquillo che, oltretutto, serve del cibo delizioso. Sì, cioè... Ecco, parlare di cibo mi ha messo fame. Del ramen istantaneo ora sarebbe l'ideale. Seguirò l'esempio. Per fortuna ho di recente messo le mani su certe croste di pane veramente squisite.
Mamma mia, leggere le cose che scrive Yusuke ti fanno venire una tristezza. Vabbè che lui è così, però, mamma mia che tristezza. Mi spiace di non essere riuscito ad acchiapparlo. Mi scordo sempre di che quanto siano corte le mie zampe feline. Non ti preoccupare. Vuoi vedere un film? Sei libero oggi? Io. Però non mi ha scritto il politico oggi.